il fatto che ci siano tanti in corsa fa sicuramente per sperare, perché Alla fine più lo progetti troviamo. vanno nella stessa direzione, più è probabile che qualcosa riusciremo a trovare. E sui tempi, anche lì, cioè, io questo lo dico sempre, in un mondo normale ci vogliono diversi anni, da 5 a 10 anni, per sviluppare un vaccino. E con tutte le scorciatoie a Aspetti, da causa 5 a dell'emergenza 10 pandemica, anni ha detto? in un mondo normale, quello che sappiamo, tutti i vaccini che lei può andare a comprare in farmacia oggi, il vaccino che è stato sviluppato nel minor tempo possibile ci hanno messo 5 anni, ma cioè la media è 10 anni. Tutto Accidenti. questo detto, con l'emergenza pandemica, con le tecnologie del 2020, con le decine di miliardi di dollari che si stanno investendo, gli stati, le industrie, tutti stanno investendo, tutti questi tempi verranno accorciati. Per cui se tutto va bene è realistico che per la fine del prossimo anno, inizio del 2022, si possa avere un vaccino, se tutto va bene, si possa avere un vaccino che funzioni.